Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. I lavori del Consiglio si sono incentrati sulle riunioni di commissione. La prima, bilancio, ha dibattuto le comunicazioni dell'assessore sul collegato alla finanziaria. La quarta sul piano di rientro in sanità, la sesta sull'ipotesi di istituzione di una fondazione per gestire il sistema culturale piemontese e la seconda sul trasporto pubblico locale, che ha incentrato il dibattito sulla riprogrammazione e le economie di spesa previste. Il commento di Franco Maria Botta, Fratelli d'Italia. La sintesi della giornata di oggi e comunque lo sforzo da parte dell'amministrazione regionale e dell'assessorato dei trasporti di garantire un minimo servizio per le realtà locali. Davide Gariglio, Partito Democratico. Troviamo gravissimo che la Giunta regionale stia procedendo a ridurre il servizio ferroviario in Piemonte senza che i consiglieri regionali, le comunità locali, i sindaci e i consumatori lo sappiano. È veramente grave e noi ci batteremo contro in ogni modo. La Social TV del Consiglio regionale è uno spazio cross-mediale dove convergono social media e televisione. Il progetto raccoglie in un unico luogo, in rete, i prodotti video realizzati dall'Assemblea Piemontese, divisi per categoria e immediatamente fruibili. È disponibile anche un canale live dove seguire i numerosi eventi trasmessi in streaming, come le sedute d'aula o i convegni in Sala Viglione. La Social TV è visibile e ottimizzata per tutti i più moderni tablet e smartphone all'indirizzo www.crpiemonte.tv. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. È una grande soddisfazione, ancora un passo in avanti verso un palazzo di vetro, dando la possibilità a tutti di entrare quotidianamente nel Consiglio regionale e soprattutto essere al passo con i tempi sulla nuova comunicazione. Parte domenica 7 luglio dal Col dell'Isse la settima edizione della rassegna teatrale Voci dei luoghi, Guerra e Resistenza 1940-1945, Letture e Musica 2013, nel 70° anniversario dell'inizio della lotta di liberazione. L'iniziativa è promossa dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della Provincia di Torino e l'UNCEM. Sono 17 le rappresentazioni che toccheranno tutte le province del Piemonte, coinvolgendo le compagnie teatrali, Assemblea Teatro, Accademia dei Folli, Tecnè e Compagnia 3001. Fino al 28 agosto, nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale del Piemonte a Torino, la mostra Le Iris tra Botanica e Storia, realizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali. La rassegna fotografica dedicata alla collezione di iris del Giardino Botanico Orrea analizza le caratteristiche di questo straordinario fiore dell'arcobaleno. Orario lunedì, venerdì, ore 9:13, 14:16. In collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, l'URP del Consiglio regionale ha avviato un progetto di presentazione di pubblicazioni di pregio. Si tratta di una bacheca che espone le riproduzioni di volumi antichi e rari curate dal Consiglio regionale, i cui originali sono conservati nella biblioteca stessa. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.